Ieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita di questa sera tra Atalanta e Milan, al nostro tecnico Stefano Pioli è stata posta la solita domanda sul mercato. Per fortuna, tra una decina di giorni questa storia si concluderà, vedremo poi se in maniera estremamente positiva o soltanto positiva per noi, ma nel frattempo il mister ha risposto così. Il mercato è condiviso con l'area tecnica. Vogliamo provare a migliorare qualche situazione, ma la rosa è completa. Se ci riusciremo bene, altrimenti siamo già competitivi. Che cosa vogliono dire le parole del mister? Intanto sono, in un certo senso, delle parole che arrivano proprio dall'area tecnica, ma che non fanno altro che confermare quello che un po' sapevamo già, cioè il fatto che, usando una definizione un pochino giornalistica, il Milan non compra tanto per comprare. Se ci saranno delle opportunità per migliorare la rosa, lo si farà, altrimenti si resterà così, almeno fino a gennaio. E questo è un po' in sintesi il succo del discorso del nostro mister. È chiaro che non poteva dire molto di più, ma ha comunque detto qualcosa sul mercato, visto che molti tifosi si sono anche giustamente lamentati del fatto che non ci sia stata grande comunicazione da parte della nostra dirigenza in merito a quelli che sono gli obiettivi. Però dall'altra parte anche sappiamo che operano così e sappiamo, come dicevo, che vanno a cercare delle opportunità, vanno a cercare dei giocatori che rispondano esattamente ai loro requisiti. Se da un lato questo può essere vincolante per il mercato, dall'altro evita anche situazioni come quelle di cui abbiamo parlato in questi giorni, cioè il fatto di portarsi in casa dei giocatori che dopo diventano, come dire, inutilizzabili oppure che non sono adatti al progetto di questo Milan. Queste le parole di Pioli in sintesi. Adesso qui sotto mi fate sapere la vostra opinione e i vostri commenti scrivendoli, e nel frattempo vi auguro una buona domenica.